Grazie e benvenuti. Oggi ci fa piacere raccontarvi un po' quello che la città di Roma sta facendo sul fronte del recupero degli sprechi idrici. E ci fa piacere farlo oggi perché sono un po' finite le polemiche, è finito il periodo nel quale si facevano molte polemiche su tutta la questione idrica. E quindi forse è il caso di ristabilire un po' la verità e di dare anche un po' di dati. Io partirei dal 27 aprile, che è il giorno in cui si è insediato il nuovo CDA in Acea, e quel giorno io feci un discorso anche molto articolato, che chiaramente non ripeterò qui dentro, ma chiesi all'azienda un cambio radicale di passo. In particolare chiedevo di realizzare un percorso ambizioso, ma concretamente realizzabile, che punta a far divenire Acea un esempio virtuoso a livello europeo di crescita sostenibile e inclusiva nell'erogazione dei servizi pubblici. Parlavamo di investimenti in ricerca e sviluppo. Quanto all'acqua, sottolineo che si tratta di una risorsa pubblica sempre più preziosa e in quanto tale va salvaguardata. L'innovazione non può prescindere dalla limitazione degli sprechi, dalla valorizzazione del recupero delle acque e del loro riuso. Dicevo anche tante altre cose, ma limitiamoci a queste. Chiaramente il nostro impegno per la limitazione degli sprechi e per l'ammodernamento delle reti era fondamentale. Sapete tutti che la rete di Roma era definita non a caso la rete colabrodo, con perdite che arrivavano fino al 44% dell'acqua. E devo dire che in realtà il nostro impegno da subito è stato molto importante su questo tema. Tuttavia inizialmente Acea ci rispondeva che non c'era alcun problema e che procedere alle riparazioni sarebbe stato troppo oneroso. Il nuovo CDA invece ha voluto seguire questo input e quindi Roma ha cambiato pagina e Acea ha innovato la sua strategia mettendo da subito in campo una serie di interventi che vi andrò a descrivere e che sostanzialmente fanno vedere come in questi primi 4 mesi della nuova governance è stato fatto molto più di quello che veniva fatto negli anni precedenti. Siamo partiti subito e ad oggi, a lavori non ancora ultimati, possiamo dire che l'azienda ha recuperato oltre 1160 litri di acqua al secondo. Tutto questo è stato fatto attraverso prevalentemente 3 tipologie di interventi. Interventi su manufatti, interventi sulle reti, attività su impianti. Partiamo dai manufatti. Sui manufatti, che sono in tutto oltre 16.211, è stato effettuato il monitoraggio sul 78%. E quindi oltre 12.600 manufatti sono stati ispezionati. Sono state effettuate 1.140 riparazioni su 1.445. Entro il mese di settembre contiamo di finirle tutte, di completarle tutte. Per quanto riguarda le reti idriche, ricordiamo che la città di Roma è la città che ha la rete più estesa di tutte le città d'Europa. Arriviamo a 5.400 chilometri in totale. Di questi il 98%, 5.290, sono stati già completamente ispezionati. Sono state trovate 1.176 perdite. Di queste 849 sono già state riparate attraverso interventi, 447 sono da completare, sono in programmazione. E anche queste saranno completate a brevissimo. Infine sono state avviate attività sugli impianti anche molto importanti, che vanno dall'ammodernamento della sorgente del Peschiera, alla riattivazione delle fonti dell'acquedotto Appio Alessandrino, alla rifunzionalizzazione delle fonti dell'acquedotto Vergine, al riassetto della rete di adduzione con intervento presso il centro idrico dell'Eur, interventi sull'acquedotto Marcio, sull'acquedotto Le Capore. Insomma, devo dire che la nostra amministrazione ha voluto imprimere una svolta, anche molto importante. E l'azienda ci ha seguito in questo e i cittadini se ne stanno accorgendo. Inoltre un dato molto importante riguarda proprio il lago di Bracciano, che come sapete ha una funzione anche molto importante per la città di Roma, è il bacino idrico di emergenza. Emergenza significa che Roma può attingere quando ci sono problemi.
Il punto è che nel tempo il mancato investimento sulle reti ha fatto sì che questo emungimento diventasse costante. Allora a che cosa servono tutti questi investimenti, oltre a recuperare una risorsa preziosissima che è quella dell'acqua? Servono anche a far sì che il lago di Bracciano possa recuperare la sua funzione iniziale, ossia tornare ad essere un bacino idrico di sola emergenza. Questo è vero, è tanto più vero se si pensa che tra il 12 agosto e il 3 settembre di quest'anno l'azienda non ha prelevato un solo litro d'acqua dal lago di Bracciano, con un abbattimento di oltre 800.000 litri di acqua al secondo, che sono stati completamente risparmiati. Allora, questo è un po' l'esempio di come una politica virtuosa non solo faccia del bene ai cittadini, ma serva anche per preservare, in questo caso, un ecosistema preziosissimo. E vi faccio notare, tornando probabilmente alla slide precedente, che gli interventi effettuati fino adesso, peraltro con fondi già stanziati ma mai spesi, sono costati poco meno di 5 milioni di euro, che risulta, come dire, piuttosto bizzarro se si confronta con una delle ultime spese che fece il precedente CDA per il rifacimento del logo dell'azienda, un'attività probabilmente non così importante, che costò all'azienda 7 milioni di euro. Quindi probabilmente il cambio di passo che abbiamo voluto imprimere è stato recepito e a nostro avviso è fondamentale. A questo punto io passerei la parola all'assessore, perché c'è un altro aspetto molto molto importante che non dobbiamo dimenticare. Questa amministrazione, come dicevo, ha voluto immediatamente andare a recuperare anni di immobilismo, ma non solo perché è uno schiaffo, è una vergogna sapere che l'acquedotto romano perde il 44% di dispersione di acqua e non si interviene, ma perché l'acqua è una risorsa non fondamentale, essenziale per la vita umana. Allora noi abbiamo immediatamente anche emanato una sorta di vademecum per i risparmi dell'acqua, per evitare gli sprechi. E ci tengo a dire una cosa, sicuramente questo è stato pubblicato in un periodo in cui la siccità ha fatto sentire i propri effetti. Però teniamo a dire che tutto questo, tutte queste pratiche debbono essere continuate sempre, perché il recupero dell'acqua, il risparmio dell'acqua, il recupero anche dell'acqua piovana, che è un altro settore nel quale stiamo andando, sono fondamentali per evitare di sprecare l'acqua potabile.